già detto, ci siamo costituiti in un comitato Pro Bimbi Villa Pettini, grazie all'aiuto e sostegno di un notaio, un avvocato e un tecnico e il Movimento 5 Stelle del Val d'Arno. In seguito abbiamo contattato le suore minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, il Vescovo Meini, Vescovo di Fiesole, abbiamo fatto presente la situazione e ci siamo attivati affinché una cooperativa nuova potesse subentrare a gestione di questa attività. L'abbiamo trovata in Kumbaya, che è una cooperativa di San Giovanni Valdarno, che ha realizzato un progetto nuovissimo per quest'asilo con cinque o sei punti principali, che sono: uno, dare la possibilità agli operatori locali di poter lavorare; due, permettere ai bambini che già si trovano nella struttura di proseguire il cammino didattico; terzo, avere una mensa a filiera corta, che significa utilizzare prodotti principalmente del mercatale, quindi genuini e locali; quarto, ampliare l'orario sia settimanale che del sabato mattina, facendo un'apertura che permette di portare a scuola i bambini iscritti, i fratelli e anche bambini che vengono da altre scuole per fare attività didattica. Sesto punto, se non sbaglio, il fatto che comunque è una struttura che si trova in campagna, quindi in uno spazio verde ampissimo, ombreggiato d'estate, dove si possono fare passeggiate che già vengono fatte nella campagna qui vicino, e dare al bambino la possibilità di entrare in contatto con le fattorie qui locali e giocare insomma in un modo un po' più libero rispetto ad altre strutture. Ecco, diciamo anche che tutto questo, e non per ultimo appunto la genuinità e la qualità di ciò che i bambini poi vanno a mangiare con una retta che ha la portata di tutti. Sì, è nella media diciamo di tutti gli asili paritari. Ora aspettate la risposta definitiva, anche perché le iscrizioni stanno incombendo. Sì, le iscrizioni sono già iniziate, però per noi diventa fondamentale a questo punto la risposta, avere un sì da parte delle suore, di modo che noi come comitato insieme alla Kumbaya si possa iniziare un'attività di promozione e raccolta iscrizioni.